Mi passano le immagini di quei giorni e poi ripenso di un'infanzia non vissuta, andata via troppo presto. Situazioni di rotture dinanzi agli occhi di un bambino, chiuso dentro tra una scatola grande come un comodino. I pensieri poi repressi in ogni singolo momento, che vagavano e poi intorno ad ogni gesto assai incompreso. Quelle mani, quelle urla le risento anche ora, nella notte buia e fredda, senza tramonto e senza aurora. Le giornate a pensare di non avere più paura, che la vita a volte mette l'individuo a dura prova. Stanco di vedere andare a puttane tutto questo, stanco di veder buttare in aria tutto con un gesto. La violenza a doppio taglio è l'arma bianca per colpire, una finta agonia che non ti farà morire, che ti mette fuori gioco mano a mano col pensiero, e ti lascerà indifeso senza scudo e senza un velo. Cerca la tua vita, sai com'è, i pensieri lì con te fanno parte del passato sempre vivo dentro te. Le parole andate via, è forte questa agonia che si interseca nel grembo di una strana melodia. Con il terrore di vedere certe scene ai più grandi chiederei: ma quanto cazzo vi conviene di scagliare rabbia repressa tutta sulla vostra famiglia, di lanciar l'ultima pietra come fosse una pastiglia? L'uomo adulto non capisce il limite umano per cambiare, cercano tutti di riuscirci, ma sono meglio gli animali che darebbero la vita per proteggere il loro nido, non magari aggredirlo per puntargli addosso un dito. Se da piccoli si cresce ogni giorno col terrore, non si riesce ad imparare l'equilibrio dell'amore, si riescono a imparare solo scambi di opinioni, caratterizzati poi da susseguirsi di casini. La depressione è come un fulmine che se non riesci a evitare ti rinchiude sempre più e ci riesce a farti male. Inguardabile se vista poi dagli occhi della gente, incurabile se vista dalla massa indifferente. Cerca la tua vita, sai com'è, i pensieri lì con te fanno parte del passato sempre vivo dentro te. Le parole andate via, è forte questa agonia che si interseca nel grembo di una strana melodia. Viviamo in una società dove ogni uomo è compratore, dove non c'è più rispetto per chi vive o per chi muore, dove non ci si può fidare neanche di chi ti ha messo al mondo, dove da feto ti ritrovi in un sacchetto in un secondo. Derubare col terrore il sorriso di un bambino, dicendo, rinnegando tutto, che gli sei stato poi vicino. Farsi compatire in giro con scene di egocentrismo, l'uomo dovrebbe affrontare il mondo e poi dopo viverlo. Lo studio della mente umana non ci insegna proprio un cazzo. Il vero studio è quello che la gente vive in un contesto fatto di parole e frasi e situazioni senza senso, intersecati da pensieri sovrumani nel silenzio. La vera ragione umana è come un cancro nel cervello che si aggroviglia nei pensieri per offuscare tutto il resto che circonda una vita a dire insignificante, come un mondo circondato da un universo e dalle stelle.